Richard Bach, il gabbiano Jonathan Livingston. Capitolo 3. Si sentì meglio dopo aver preso quella decisione di comportarsi come un gabbiano qualsiasi. Basta, non avrebbe dovuto dar più retta a quel demone che li istigava a imparare nuove cose. Basta d'ora in poi con le sfide, basta con i fallimenti. Ah, era bello smettere di pensare e volare tranquilli nel buio, verso le luci occhieggianti della costa. Nel buio! La voce cavernosa suonò chioccia di paura. Ma i gabbiani non volano al buio, mai. Però Jonathan, distratto, non le badò. Com'è bello, ripeteva fra sé. La luna col suo strascico d'argento e le luci della riva che disegnano tremule scie sull'acqua, nella notte, così calma e tranquilla. Posati, i gabbiani non volano al buio. Se eri nato anche tu per volare di notte, avresti gli occhi come una civetta. Una bussola avresti per cervello. Avresti l'ala corta del falcone. Librato nelle tenebre, lassù, il gabbiano Jonathan a questo punto batté gli occhi. La fatica svanì. Svanì il dolore. E anche i buoni propositi svanirono. L'ala corta. Le ali corte di un falco. Ecco la soluzione. Che sciocco a non averci pensato prima. Quello che occorre è solo un'ala corta. E allora basterà che io tenga raccolte le mie ali, che le tenga ritirate quasi del tutto e che ne adopri soltanto l'estremità. Ali corte. Si portò subito a 600 metri di quota, sopra il mare di pece e, senza star lì a pensare un momento che poteva fallire, anche morire, portò le ali ad aderire saldamente al corpo, lasciando tese al vento solo le strette estremità di esse, a mo' di alettoni, e si gettò in picchiata. Il vento gli intronava nella testa con un fragore spaventoso. 70 miglia all'ora, 90, 120, e ancora, ancora, più forte. A 140 miglia all'ora la tensione dell'ala era inferiore a quella di prima a 70 e bastò una leggerissima torsione per uscire di picchiata e saettare verso il cielo alto, grigio bolide sotto il chiar di luna. Raggrinzì gli occhi a fessura, nel vento, e il suo cuore esultava. 140 miglia all'ora senza dare una sbandata. E se mi tuffo non da 500 metri ma da 1000 metri in più, chissà a che velocità. Il giuramento di poc'anzi era dimenticato, l'ebbrezza del volo l'aveva spazzato via. Eppure non si sentiva in colpa, anche se non aveva mantenuto la promessa fatta a se stesso. Promesse di quel genere impegnano soltanto quei gabbiani che si appagano dell'ordinario tran tran. Ma uno che aspira a una sempre maggiore perfezione non sa proprio che farsene di simili promesse.